fini comunque di salvaguardare la nostra salute. Ecco, qui c'è il camper come vi avevo detto, qui ci sono delle scorte, idem per quanto riguarda questa macchina parcheggiata, male tra l'altro. E vabbè, adesso dobbiamo raggiungere il primo dei tre punti segnalati sulla mappa da James, quindi praticamente Lindsay Street. Ecco qui, Letter Bridge. Sarebbe molto più carino andare da Happy Burger come c'era scritto sulla mappa, ma purtroppo James se ne frega altamente. Dunque, Nelly Street, sì. Ehi, aspetta. Anche perché con la risoluzione che sto usando, beh, è una risoluzione merdosa. Non riesco a vedere bene i dettagli e di conseguenza a volte potrei anche non vedere munizioni, medikit e quant'altro in giro. Ecco, a volte capita se giocate con una risoluzione sbagliata, perché si perde, diciamo, il dettaglio grafico, quindi è facile non notare queste cose. Sì, siamo sulla strada giusta. Allora, dunque, Lilies Bar è uno dei primi posti che abbiamo esplorato praticamente. Ok, ci siamo. Questa è Lilies Street. Dovremmo recuperare una lettera. Ecco qui. Ci sarà anche un cambio di inquadratura, quindi tranquilli. Allora, ho una chiave inglese. È una chiave, vabbè, però vi assicuro che è inglese, vabbè. Dopodiché esaminiamo la lettera e dunque, o forse sei un idiota. Bellissimo come comincia questa lettera. Vabbè, la verità spesso inganna la gente. Parte di quell'abisso è nella vecchia society. La chiave della society è nel parco, è ai piedi della donna che prega, sotto il suolo, dentro una scatola. Per aprirla mi serve una chiave. Il mio paziente l'ha sepolta qui, lo sapevo, ma non ho fatto niente. Mi ha messo a disagio avere una simile cosa vicino. Non cercavo la verità, cercavo la pace. Anch'io vidi quella cosa. Fuggì, ma anche il museo era chiuso. Adesso nessuno sa avvicinarsi a quel luogo. Se ancora intendi proseguire, James, pregherò il Signore perché abbia misericordia della tua anima. Caspita, ragazzi, le ultime frasi praticamente mettono i brividi. Mamma mia. Ma una cosa allucinante, io lo dico che questo gioco è arte, mamma mia. Questo gioco è un capolavoro. La camminata di James comunque mi ha sempre fatto sbellicare. Guardate qui. Sono James. Cioè, è sempre stato un modo molto divertente di animare questo personaggio. I programmatori hanno avuto una bella fantasia, ecco. In Silent Hill 4 praticamente i movimenti di Harry sono molto ecco, ricordano molto i movimenti di James per quanto riguarda, diciamo, le fattezze, ecco, non tanto le dimensioni del personaggio, perché Harry è decisamente meno robusto, è più gracilino rispetto a James. Ma vabbè. Sì, come no. Comunque la camminata è molto simile anche al personaggio di Silent Hill 4. Harry. Allora. Oh, eccoci qua. La porta che compare nel buio e si apre sugli incubi. Caspita. Ma allora sei un tipo figo come noi, vero James? Sì. Fa sì con la testa, quindi mi sa di sì. Allora, a questo punto siamo vicinissimi al Rosewater Park, praticamente il secondo punto da raggiungere, segnato da James sulla mappa. E vabbè, vi assicuro che non ci vuole niente. Una volta arrivati lì, basta entrare e cercare la statua della donna che prega, come detto nella lettera. Quindi vi assicuro che non è difficile. L'unico punto magari un po' più scocciante è questo del percorrere tutta la strada,
da qui al Rose Weather Park e dal parco alla società storica. Praticamente Nathan Avenue è enorme come strada. Ecco, non buttatevi a destra perché è chiusa, ma dobbiamo girare qui a sinistra. Via, via, non ti voglio. Ecco, dunque per trovare facilmente e rapidamente la statua interessata bisogna svoltare alla seconda a destra, quindi non questa che è la prima, ma svoltare qui, questa che è la seconda, dopodiché proseguire per un po' e svoltare ancora a destra. La statua praticamente sarà, ecco qui. Esaminiamo un secondo davanti, giusto per leggere. Vittima di una persecuzione da parte di... vabbè. Jenny Carroll viveva con orgoglio e onore. Ciò che è successo qui non sarà mai dimenticato. Yeah, ma a noi interessa il retro della statua. Dunque, solo qui il suolo è rialzato. Che ci sia qualcosa qui sotto. Vuoi scavare? Va bene. Beh, praticamente esaminando, ecco qui, notiamo questa placca metallica che blocca la scatoletta. La piccola scatola di metallo è chiusa con dei bulloni, non riesco ad aprirla. Vabbè, non fa nulla, non fa nulla, sei un impiegato figo e moderno tu. Intanto, ecco, facciamo così e così, perfetto. Usa questa chiave e apri, il bullone, poi, forza. Cioè, apri la scatola, svita il bullone. Oh, sembra la scatola dei biscotti di mia nonna. Comunque, abbiamo recuperato questa vecchia chiave di bronzo che ci servirà alla Silent Hill Historical Society.